Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi vi voglio far vedere la tecnica che io uso per far sì che il mio rossetto mi duri più il tempo possibile. È una tecnica che ovviamente ho visto e rivisto sia su internet, YouTube in particolare, che su giornali, riviste specializzate, che io ho piano piano adattato alle mie esigenze e alle mie tempistiche. E mi trovo bene, la uso ormai da tanto tempo, non posso fare altro che consigliarvela. L'unica cosa in più che vi voglio dire è che questa tecnica è ottima da utilizzare con rossetti che vanno dal matte, che sarebbe quasi inutile, al cremoso, perché già quelli che sono più lucidini, tipo quasi effetto gloss, hanno poco pigmento all'interno, quindi e anche poca cremosità, praticamente la tecnica non va bene. Io in questo caso ho utilizzato, era un rossetto di Pupa, non so neanche il numero o la tipologia, perché era un rossetto di mia sorella che io ho scavato e che era finito, mi piaceva il colore, mi sono fregata l'ultimo pezzettino, l'ho scavato e l'ho messo all'interno di questo contenitore, però l'ho utilizzato anche con altri rossetti della stessa tipologia, quindi questi cream senza scintilli, senza lucidità eccessive, ed ha sempre funzionato. Come cipria ho utilizzato quella che sto utilizzando ora, è la Finiton di Maybelline. E basta, di cosa occorre più? Un fazzoletto di cui si tira via una velina e un pennellino per le labbra. Io spero che vi possa interessare questo video, vi lascio subito dopo alla dimostrazione di questa piccola tecnica. Io vi mando un grosso bacio e se vi va, buona visione. Ciao! Allora, chiedo scusa per le luci, ma non ho avuto il tempo di sistemare come quando giro un video dimostrazione. Vi voglio solo far vedere questa tecnica che ho rubacchiato a destra e a sinistra tra, non so, la prima a cui l'ho vista è Clio e poi tante altre, che ho piano piano modificato e adattato alle mie labbra, al mio modo di parlare, fatto che io comunque fumi sigarette, cattiva cattiva, prima o poi devo smettere, e tante altre cose, in modo che il mio rossetto mi duri più tempo possibile. Sono arrivata alla durata anche di 4-5 ore, praticamente mi si era solo scolorito al centro, però quasi tutte le labbra erano praticamente colorate. Ho già applicato la matita è questa della Wycon Matita Labbra 0 1 rosa, e ho fatto il contorno e ho colorato anche tutta la superficie. Questa è la prima cosa che vado a fare, così creo una base sulla quale andare piano piano a lavorare. Poi prendo il pennellino e il rossetto. Prendo il pennellino perché ho depottato il rossetto che era finito, mi è rimasto solo il culetto, e quindi uso il pennellino, altrimenti anche semplicemente con lo stick si può applicare. E vado a creare, a iniziare a colorare le mie labbra in modo anche molto così, non preciso, coloro semplicemente. Non sto neanche attenta ai bordi, ad essere precisa all'interno, coloro semplicemente. A questo punto prendo un fazzolettino e stampo un bacino più energico possibile per togliere tutto l'eccesso, e con un dito vado a lavorare il prodotto che mi è rimasto. Poi strappo una velina e
uso la cipria per iniziare a fissare questo primo strato di prodotto. Quindi prendo la cipria, mi imbavaglio. E il primo step è finito, vado con il secondo, quindi coloro di nuovo. Riprendo il fazzolettino e ristampo un altro bacino, sempre per togliere l'eccesso. Questa volta non vado a lavorare con il dito, ma passo direttamente la velina con un po' di cipria. Ok, ancora un altro strato di colore e ancora non preciso, la precisione la vado a cercare nell'ultimo step. A questo punto mi occorre soltanto la velina e la cipria, non tampono più le labbra all'interno del fazzoletto. E a questo punto ripasso il colore e ora vado a dare un altro strato approssimativo, ma dopo lavoro di precisione. Quindi il primo strato in questa fase è approssimativo. E ora invece vado di precisione negli angoli all'arco di Cupido, cerco di fare quei lavori che non ho fatto prima. Questo è anche il momento in cui cerco di correggere il più possibile le varie imperfezioni del mio contorno labbra. Io ho un contorno molto frastagliato. Ecco qua, la mia tecnica per far resistere più tempo possibile il rossetto e questa, ci vuole un attimo per potersi truccare le labbra con questa tecnica, sicuramente non è una tecnica che utilizzo tutti i giorni, ma solo quando sono bella truccata. L'unica cosa che non vi ho fatto vedere è che a volte, arrivata all'ultimo, tiro leggermente per evitare che, se ho esagerato a mettere il colore all'interno, non mi si va a stampare sui denti, cosa terrificante. Comunque, vi stavo dicendo, spesso e volentieri, tipo la mattina, mi capita di utilizzarla quando so che devo rimanere fuori casa per parecchio, ovviamente non mettendo tutto questo colore, ma solo il primo step, cioè lo step in cui, dopo aver disegnato le labbra con la matita e colorato all'interno, do un primo strato di colore. Tampono, lavoro con il dito e tampono la cipria, poi faccio giusto i bordi per risistemarli. Mi sono macchiata? No. E in questa modalità il rossetto, che poi alla fine è un velo di colore fissato con la cipria, dura tantissimo, anche se si parla. L'ho utilizzata per esempio il giorno della mia laurea e ovviamente ho parlato quasi un tre quarti d'ora, e poi dopo abbiamo brindato, abbiamo mangiato, baci contro baci, foto contro foto, e io quando sono tornata a casa all'ora di pranzo mi ero truccata alle
9 del mattino? Oddio, quando? Sì, più o meno, vabbè, comunque quello era l'orario. Io avevo ancora il mio rossetto. Era leggermente sbiadito perché ci avevo mangiato e bevuto, ci avevo anche fumato, però non era ancora lì, era ancora ben visibile. L'effetto era di un belle labbra colorate in modo neutro, però con un po' di colore. Ok. Io spero che questa tecnica vi possa essere utile anche per i vostri trucchi labbra. Si può fare con qualsiasi colore. Io più delle volte lo faccio con il rosso perché è quello che mi piace, che deve rimanere di più sulle mie labbra. Comunque, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!